stato approvato, partecipa alla Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati e il suo nome è Mattia Fantinati. Grazie di essere con noi. Buonasera amici di Radio 24, buonasera Giannino. Allora, io sicuramente avrò commesso qualche approssimazione tecnica, però spieghi un po' meglio. Allora, lei e anche altri tentate di far passare questo emendamento. Sorpresa passa, è avvenuto così? Ma diciamo che sì, è avvenuto così, però cercherò di ricostruire un po' meglio, le cose, perfetto. Perché bisogna un po' essere abbastanza precisi, perché ci sono state parecchie marce indietro. Allora, innanzitutto lei ha detto bene nel descrivere l'emendamento, quindi diciamo che non ripeterò, però questa, se mi permette, è una nostra battaglia di sempre, certo, certo una diciamo un fulmine a ciel sereno. Noi appena siamo arrivati, già nel maggio-giugno avevamo presentato un ordine del giorno proprio molto simile a questo emendamento, cioè la sospensione delle cartelle esattoriali per chi vanta dei crediti con la pubblica amministrazione, ma qualsiasi, quindi comune, certo. Regione. Ecco, questo pensi che fu votato dal Parlamento all'unanimità, col governo parere contrario. Perché? Perché il governo chiedeva, diciamo, cercava di neutralizzare l'emendamento, cioè non la sospensione ma valutare la sospensione in un prossimo futuro. Quindi sono parole che di fatto fanno un emendamento concreto acqua fresca, che comunque un ordine del giorno impegna comunque il governo. Quindi il governo, lei purtroppo sa meglio di me che gli ordini del giorno sono un tipo di documento parlamentare dei quali i governi italiani nella lunga storia fanno carta straccia, tamquam non esset, purtroppo. Ma noi abbiamo la memoria lunga. Noi da questo ordine del giorno noi ci siamo ricordati e in ogni decreto legge che è stato, diciamo, varato dal governo ci avete riprovato. Ci abbiamo riprovato. Giusto. Che è passato. È passato però come? Raccontiamo bene la storia perché è abbastanza singolare. Allora, è passato con la firma Movimento 5 Stelle per la sospensione delle cartelle esattoriali. Dopodiché, in commissione attività produttive, è stato chiesto un attimo di riformularlo. Perché? Perché era una cosa sperimentale, quindi diciamo per l'erario doveva essere in qualche modo a costo zero, e quindi ci avevano chiesto soltanto per il 2014, anche se noi avevamo chiesto comunque che è una cosa da fare per sempre, oppure per un quinquennio, per 3 anni. A me per esempio sfugge, Fantinati, come possa essere a costo zero se lo Stato deve dei soldi a costo zero, deve pagarle questi debiti che ha, però non la volevo interrompere, continui. Certo, a questo punto, proprio in commissione attività produttive, viene un attimo riformulato, proprio per cercare di farlo passare, cioè che abbia anche il benestare della ragioneria dello Stato, che ricordiamo è quella che un po' fa i calcoli. Che in realtà, io la correggo, lei è parlamentare, io sono un osservatore, che in realtà nella mia esperienza è quella che poi scrive i testi del governo e che dice sì o no al Parlamento facendo anche riscrivere le norme, perché io ho visto che è l'apparato tecnico che questo prevale sulla politica, ma questo è un mio giudizio, mi scusi se l'ho interrotto. Prego. A questo punto che cosa succede? Che chiedono appunto di riformulare l'emendamento chiedendo per appunto il 2014 sempre la sospensione delle cartelle, però che entro 90 giorni venga emanato un decreto legge attuativo in modo da, diciamo, da definire puntualmente e concretamente le modalità operative. Un decreto ministeriale? Esatto. Quindi se lo scrivono loro, appunto. Esatto, diciamo, però noi comunque, pur che venga fatto, cioè nel senso, perché noi comunque diciamo l'emendamento è sostanziale secondo, certo, noi per la piccola, diciamo, per le imprese, noi abbiamo accettato. Il giorno dopo, passato in commissione bilancio, che è quella che dice sì o no, cioè certo, se è diciamo il vaglio finale, la ragioneria dello Stato fa marcia indietro. Perché? Perché dice che secondo loro c'è, diciamo, tra le cartelle esattoriali e i crediti nel passaggio tra il 2014 e il 2015 c'è un certo disallineamento proprio nel passaggio dell'anno, quindi molto probabilmente servirebbe in quel caso una copertura. Parlavano di 300-500 milioni, anche loro sapevano bene quanto.
Allora, allorché noi ci siamo un attimo allarmati, perché ma come? Ieri la ragioneria ci dice che non serve nessuna copertura, riscriviamo l'emendamento proprio per la ragioneria dello Stato e dopo neanche 24 ore ci dice che serve la copertura. Mm. Forse è il caso di che si parlino un attimo, che verifichino i conti. A questo punto è stato di nuovo riformulato. Sì, lo so che sembra abbastanza ridicolo. No, ma non è ridicolo, purtroppo è l'amara verità di quello che avviene sui provvedimenti quando il Parlamento crede di poter incidere in questa materia. Io sorrido solo perché io vorrei che di questo si parlasse dal mattino alla sera, perché la politica si deve riprendere la facoltà di dire questo principio passa e quindi bisognerà trovare ciò che serve, altrimenti vince lo Stato nel suo apparato tecnico e dice cari miei, questa roba costa, non passa, però ripeto, vado avanti. Allora, è importante dire che secondo i nostri tecnici, comunque, con il decreto attuativo, comunque, dalla parola sospensione si arrivava ad una compensazione. Sì. E era a costo zero, perché capisce bene che nel momento in cui mi sospendo una cartella esattoriale, poi mi arriva il pagamento dalla pubblica amministrazione, io dovrò fare qualcosa, però loro praticamente hanno chiesto che sul testo dell'emendamento, quindi diciamo stile diciamo legale, venga scritto che si parla di compensazione nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, cioè hanno voluto scrivere che è a costo zero, tenendo tutto il testo dell'emendamento, quindi aspettando 90 giorni con decreto attuativo eccetera eccetera. Io volevo dare, visto che io ne approfitto, dare qualche numero. Aspetti, sui numeri, 60 secondi adesso di informazioni sulla circolazione stradale, poi ripartiamo dai numeri che deve dare. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:46, primi 57 secondi, e con noi il deputato Mattia Fantinati del Movimento 5 Stelle, protagonista insieme ad altri del suo gruppo e poi altri parlamentari che hanno votato di questo emendamento per la compensazione di fronte a cartella Equitalia tra l'ottemperanza del debito fiscale richiesto dallo Stato e i crediti per coloro che hanno appunto pagamenti di cui sono in attesa dalle pubbliche amministrazioni. Ci ha spiegato come di fronte al voto dell'emendamento si arriva poi a una prima marcia indietro della ragioneria generale, poi una seconda marcia indietro, e l'avevo interrotta quando lei ci stava dicendo vorrei aggiungere un po' di numeri. Prego Fantinati. Grazie, stavo parlando di decreti attuativi, perché molto spesso diceva sì faremo entro 90 giorni un decreto attuativo, siamo già a febbraio, quindi più altri tre mesi nel 2014, quindi è giusto per dare delle date, e stiamo aspettando circa 800 decreti attuativi, di cui 60 soltanto sulla legge di stabilità. Allora, io vengo dal settore, io diciamo prima di essere eletto deputato ero un ingegnere, avevo anche un piccolo studio e ci sono veramente, quindi conosco anche, ho avuto esperienza diretta con la pubblica amministrazione e so che ci sono situazioni davvero borderline che ormai sono diventati quasi la normalità, perché se un'impresa diciamo non è in regola col DURC, perché magari vanta proprio dei crediti certamente dalla pubblica certamente amministrazione, non può partecipare ai mandi della pubblica amministrazione, quindi che cosa fanno pur di partecipare e di lavorare? Loro pagano comunque i loro dipendenti, loro non pagano l'IVA, quindi vanno, diciamo, entrano in una situazione in una situazione penale, pur comunque di continuare a lavorare. Certo. Esatto. Io guardi, le dico una cosa, sono contento che sia lei, perché io l'ho ascoltata per molto tempo e io mi ricordo che su una puntata della versione di Oscar, lei, ed è, a me spiace dirlo, però è un'amara vittoria per certi punti di vista, lei ha raccontato per 10 minuti i nomi, i cognomi, sì, di imprenditori che si sono suicidati proprio in periodo di crisi. E molti oggi mi consenta di dire che stamattina è avvenuto un altro di questi avvenimenti, un editore notissimo di Padova, dottor Zanardi, si è impiccato a 73 anni per i debiti e le difficoltà della sua azienda, che da 350 dipendenti era scesa a 100, però i debiti non ce l'ha fatta, si è appeso a una trave nel suo ufficio. Comunque prego, continui. Io mi ricordo esattamente, mi pare, di una sua puntata in cui lei per un quarto d'ora elencato tutti questi imprenditori. Io mi chiedo, ma dovevamo, cioè se l'emendamento fosse diciamo
se fosse stato 3 anni fa, forse qualcuno l'avremmo salvato davvero. Sono molto d'accordo con lei. Questo è uno degli esempi di come la politica adesso. No, no, ma si figuri, fa bene a dirlo, ma io sono d'accordo. Mi piacerebbe che questi governi che nascono senza investiture popolari facessero queste cose qua. Però, insomma, questa è la mia opinione e anche la vostra. Speriamo di vedere qualche cosa di concreto. Sentiamo come la pensano un po' i nostri ascoltatori. Abbiamo Silvio che ci chiama da Cuneo. Prego, Silvio. Oh, bene, buonasera. Intanto lo faccio stasera e lo faccio con piacere, fare i complimenti a questo deputato del Movimento 5 Stelle che ha dimostrato veramente cosa è la politica. E quindi io, nonostante non sia un elettore del Movimento 5 Stelle, li plaudo. Io sono un imprenditore e penso che questo sia un momento comunque di opportunità, solo che lo Stato dovrebbe capire che deve fare un passo indietro nelle imprese, perché noi imprenditori paghiamo di più la farraginosità dello Stato a dispetto della crisi economica. Lo Stato ci sta impedendo di fare bene il nostro mestiere, nonostante la classe imprenditoriale italiana sia di tutto di primo ordine. È vero peccato che le imprese, a causa di questo sistema gestionale, si trovino in difficoltà e imprenditori si tolgano la vita, che è la cosa più preziosa. Mi sa che è caduto. Ecco, sì. C'è la linea che va e viene, Silvio, quindi devo pregare di concludere. Scusi, sì. Quindi io veramente una preghiera la faccio a questo Stato e a questo prossimo Presidente del Consiglio. Alleggerisca la pressione di questo Stato sulle imprese, tolgano le manette con cui gli imprenditori sono costretti a lavorare, non ultimo quello dei recuperi IVA e dei recuperi delle tasse. Io ho bloccato come azienda 27.000 euro di IVA bloccati e dovrò sperare che in qualche momento me ne rimborsino. Quindi bravi per questa iniziativa e un plauso da me, piccolo imprenditore di Cuneo, a questo deputato del Movimento 5 Stelle. Grazie Silvio, sentiamo Michele da Milano, prego, un po' più rapidi però vi prego, Michele, prego. Michele, io soltanto volevo soltanto, buongiorno, prego. Oscar, buongiorno Oscar, mi sente? Ecco, sì, ce la sentiamo benissimo, continua. Niente, io volevo soltanto manifestare, lo so se magari non si arrabbi, il mio disappunto del popolo che è impotente rispetto a questi regnanti che fanno quello che vogliono in continuazione. perché dovrei arrabbiarmi? La pensa come lei, Nel senso che siamo impotenti e io ho l'impressione, la sensazione che queste persone, perlomeno Rina, è un mafioso, lo sappiamo, ma questi sono più subdoli, ma non per generalizzare, perché ho la sensazione che non hanno le idee chiare, è come se avessero un medico, hanno a che fare con un paziente, preso, il paziente sarebbe l'Italia, in metastasi, e continuano a fare dei tentativi, ma qui ormai io sento odore di putrefazione da anni. Lo so Michele, purtroppo le cifre del prodotto industriale, del PIL pro capite, del reddito disponibile lo testimoniano, che in questi anni, non lo so, la politica non è riuscita a capire la profondità di quello che poteva fare e doveva fare nel breve. Io credo che la norma di cui stiamo parlando oggi è una, oltretutto su un campo esemplare, perché uno Stato può essere il fondamento etico, come dovrebbe essere con le sue norme, se per primo lui dà l'esempio del rispettarle. Uno Stato che non paga, che non sa neanche dirci ancora adesso, dopo un anno e mezzo che è inoltrato il mantra del dire noi vi paghiamo i debiti e faremo ripartire l'economia, che ancora adesso non ci sa dire a quanto ammontano, e che di fronte a un provvedimento come questo di giustizia equitativa oltre che di sostegno anticrisi, come ci ha illustrato l'onorevole Fantinati, dice no, scusate, riscrivetelo due volte perché per noi deve essere a costo zero, quindi quello che conta è, ragazzi, non potete chiedere allo Stato poi di mettere mano veramente al pagamento del debito. Ecco, io considero che finché queste cose rimangono vigenti sono l'esempio della stortura intollerabile, quindi viva politici che sono in grado di battersi in Parlamento per queste cose qua, sono le cose fondamentali. Sentiamo Danilo dall'Aquila, prego Danilo. Salve, buonasera, io volevo intervenire in merito ai famosi 500 milioni che il presidente Letta ha riportato dagli Emirati Arabi. Quelli del fondo non sovrano del Kuwait, prego. Esatto, noi siamo un'azienda IT che lavora nel campo tecnologico e siamo un sistema integrator, quindi
siamo fortunati e siamo anticiclici, non viviamo la crisi e siamo un'azienda sana, però per poter crescere no, abbiamo bisogno di finanza, certo. Perché se abbiamo dei progetti imprenditoriali validi... E col sistema bancario italiano come state messi? Ve li danno questi impieghi oppure no? Siamo messi malissimo, ecco. Praticamente zero. Cioè noi abbiamo brevettato, certificato a livello internazionale un sistema di votazioni online, no? Che potrebbe sostituire i sistemi famosi di sondaggi, di referendum e quant'altro, e per poterlo ulteriormente sviluppare e estendere queste brevettazioni anche in altri paesi. Avete bisogno di capitale, come ovvio. Abbiamo bisogno di capitale, no? Allora io, tutto felice, quando ho letto questa notizia, sono andato sulla Cassa Depositi e Prestiti per vedere, sì, costi, adempimenti che doveva fare un'azienda per poter accedere a questo credito. È rientrata nelle caratteristiche del fondo strategico voi? Ci rientra solo l'ENI. Ecco. Allora, ci rientra solo quello, l'ENI. Quello che è... Allora io vorrei dire al presidente Letta, no, ma basta prendere in giro imprenditori e aziende a qualsiasi livello, perché le banche, con la scusa di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. È chiarissimo. Io, Danilo, abbiamo colto il punto, non gli aiuti solo ai grandi gruppi integrati multinazionali. Io ringrazio ancora Mattia Fantinati e bisogna dare, secondo me, più voce a quello che il Parlamento fa, anche 5 Stelle. Piantiamola con questo luogo comune dell'informazione italiana. Questa è la mia modestissima opinione e grazie ancora, onorevole Fantinati. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.